ritrovati, nuovo appuntamento con Sinonimi e Contrari. Oggi ci occuperemo di una storia che in tanti conoscono, di una verità a lungo cercata e mai arrivata. Parliamo del caso Lanzino. Roberta Lanzino fu uccisa il 26 luglio del 1988. Sono passati 25 anni e ancora quel delitto non ha un colpevole. Oggi ne parliamo con i genitori. Grazie per essere con noi a Matilde Spadafora Lanzino, la mamma di Roberta. Grazie. Grazie per essere con noi a Franco Lanzino. Franco Lanzino è il papà di Roberta. Loro hanno fatto una scelta coraggiosa già subito dopo la morte terribile di Roberta. Hanno costituito una fondazione. Questa fondazione nel tempo è cresciuta, oggi è diventata punto di riferimento per tante donne in difficoltà. Loro sono diventati un punto di riferimento per l'antiviolenza, soprattutto in un mondo, in un periodo in cui si parla di femminicidio. Sono diventati un punto di riferimento per i minori in difficoltà, anche questo un argomento di cui non si parla, eppure il bisogno è davvero enorme, un pozzo senza fondo. Cominciamo però, facciamo un passo indietro, cominciamo subito da quel terribile giorno, il viaggio verso il mare di Roberta, viaggio verso il mare che tra l'altro il titolo dell'ultimo libro di Matilde Spadafora Lanzino. Lei ripercorre quel giorno intermezzando questo racconto, questi ricordi con i versi che hanno accompagnato e che hanno esteriorizzato anche il dolore. Matilde, cominciamo da quel giorno, da quel viaggio verso il mare, da una vacanza sognata che invece è diventata tragedia. Roberta quella mattina, insomma, che cosa ha fatto? Che ricordo ha dell'ultimo giorno di sua figlia? Intanto un ricordo, incominciamo dal giorno prima. Il giorno prima lei ha scarrozzato letteralmente lo zio d'America nei luoghi per lo zio della memoria, perché ogni anno che veniva dal Canada di solito lo accompagnava mio figlio il grande. Quell'anno lui non c'era e quindi Roberta era fresca di patente. E l'ha accompagnato per tutto il giorno, quindi per tutto il giorno Roberta è stata in sila nei paesi, diciamo, di origine. La sera sono tornati e Franco non c'era, perché non c'era? Perché avevano utilizzato, per questo viaggetto della memoria, avevano utilizzato la macchina grande di Franco. Quindi Franco non c'era e Roberta si è coricata a letto con me. Ed è stato proprio per questo che la mattina dopo io a Roberta, svegliandola, ho detto andiamo a Cosenza. Quindi noi eravamo già al mare. Da 4 giorni avevamo aggiustato la casa, come la vita normale di tutte le famiglie. Quindi la mattina Roberta non sapeva dire di no. Poteva benissimo dirmi di no perché sarebbe stato il primo giorno di mare, perché nei 4 giorni precedenti il giorno prima era andata in giro, poi ci eravamo dati da fare per aggiustare la casa. E invece Roberta dice subito di sì, e il suo carattere proprio la portava a trasformare, lo dico io nel libro, cioè la portava a trasformare anche un impedimento, una difficoltà, in gioiosità, in occasione. Quindi siamo stati tutto il giorno insieme. Quindi il 26 luglio per me è una giornata particolarissima, perché siamo stati lei ed io sempre, sempre insieme. Io le so dire quando Roberta ha bevuto l'acqua, quando Roberta si è cambiata di vestito,
cioè perché siamo stati io e lei qui a Cosenza, la mattina abbiamo girato, abbiamo comprato delle cose, siamo tornati a casa, lei... Insomma, una giornata dedicata alla famiglia, non dedicata agli amici. Alla famiglia, ma particolare perché la famiglia nostra era molto numerosa, c'era con noi anche mia madre, quindi invece quel giorno siamo stati lei ed io insieme. Pomeriggio abbiamo, lei vedeva la televisione, io ho stirato e poi c'è stata questa a tavola. Io ho detto vogliamo portare il motorino al fratellino che non aveva ancora la patente. Quindi diciamo che io ho la responsabilità di questa scelta, non Roberta e neanche Franco. Poi insieme abbiamo deciso che forse sì, si poteva portare il motorino al mare, sempre se in banca, era il tempo di grandi rapine nelle banche, per cui Franco ha detto vi ritelefono se possiamo andare. Tutto questo io lo racconto non perché sia importante in assoluto, è importante perché se poi succede una tragedia come quella, gli inquirenti hanno bisogno di conoscere la verità dei minimi particolari di una giornata di una ragazza che poi finisce stuprata. Certo, la verità è importante, questa è la parte della normalità, quella che non sarebbe mai stata descritta se quella giornata si fosse conclusa così tranquillamente come voi l'avevate pensata e sognata. Invece poi che voi siete partiti per il mare il pomeriggio. Che cosa è successo? No? Franco ha telefonato e ha detto a Roberta scendi, fai miscela al motorino e avviati perché io sto uscendo dalla banca. Quindi io sono scesa, Roberta è andata a fare miscela, è tornata a 100 metri, quindi poteva benissimo non ricitofonarmi, mi ha citofonato e ha detto ma vedi che papà mi ha detto di avviarmi, io mi avvio, tu scendi subito. Ha lasciato un tavolinetto nel portone proprio perché non perdessimo tempo e invece quando è arrivato Franco noi abbiamo perso tempo perché abbiamo aperto il garage, c'era una spesa da caricare sulla macchina. Ci siamo messi in macchina e ci siamo fermati a comprare della frutta, poi ci siamo fermati al bivio di San Fili, siamo entrati per prendere dell'acqua. Quindi tutte cose che Roberta non sapeva che avremmo fatto. Per cui quindi io lei, sono, ha cominciato in lei ha cominciato, da... la strada l'avevano decisa per telefono, la strada di Falconara, quindi Roberta ha fatto la strada che Franco ha detto che avremmo fatto. E che anche noi, anche su questo, Roberta ha sbagliato strada, Roberta non ha sbagliato strada, Roberta ha fatto la strada che le ha detto il padre. Noi abbiamo fatto la stessa strada. Quella strada l'abbiamo percorsa, Roberta un po' prima e noi un po' dopo, per un'ora. La strada di montagna dura un'ora, perché ovviamente io dopo ho fatto l'abbiamo il calcolo. Andata da quella strada, perché per non, la superstrada attuale era più pericolosa, cioè è troppo superfallata, è troppo intasata, maggiormente in quel periodo, e allora era logico e giusto prendere la vecchia strada, dove era il traffico di meno e dietro ci saremmo dovuti. Voi avete pensato, una strada non piena incontrando. Non l'abbiamo incontrata, a un certo punto e ci siamo cominciato che sarebbe... a preoccupare, abbiamo detto come mai con la macchina non l'abbiamo raggiunta. E evidentemente le tappe che abbiamo fatto, mentre si compra una frutta, una non si rende conto se passano 5 minuti, 6 minuti. Avete pensato che... Che non l'avevamo ancora raggiunta, e così era. In effetti, al bivio di Falconara le testimonianze dicono che Roberta si è fermata. Quindi un furgoncino che proveniva da San Lucido con i fratelli Tonnera, una sorella e tre fratelli, la vedono che Roberta incrocia le mani e si fermano. Quindi lei domanda la strada per Torremezzo. Lì c'erano i cartelli, però... le frecce direzionali mancavano, per cui Roberta si ferma e chiede di Torremezzo. Io sono sicura che Roberta era preoccupata per la nostra assenza dietro di lei, lei era certa che noi l'avremmo raggiunta, perché queste erano le cose. E i Tonnera, poiché loro provenivano da San Lucido e scendevano verso il mare, le hanno detto di seguirla. Voi una volta arrivata al mare, quindi vi siete resi conto? Siamo arrivati al bivio. Al bivio Roberta è arrivata 10 minuti prima di noi. A questo bivio lei è arrivata alle 17.40, secondo le testimonianze. Noi siamo arrivati alle 18.
Quindi 10 minuti hanno creato questa tragedia. Però, i tonnera scendevano a sinistra. Qui a questo bivio si può andare o a destra o a sinistra. E si arriva comunque alla provinciale. Se arrivi a destra arrivi lato San Lucido, se vai a sinistra arrivi lato Torremezzo, quindi è la stessissima cosa. Loro andavano verso il lato sinistro, quindi Roberta li ha seguiti. Però a un certo punto loro deviavano per una stradina secondaria perché andavano a un battesimo. E Roberta non lo hanno sapeva. Detto a Roberta di proseguire, di superare il bivio dei trulli, le hanno chiesto precisamente dove doveva andare, Roberta ha spiegato alle casette bianche vicino a San Lucido. Quindi le hanno detto di superare il bivio dei trulli, Roberta ha superato il bivio dei trulli, a circa 1,5 chilometri, 2 chilometri dal bivio dei trulli, Roberta è stata trovata. E il suo motorino è stato trovato. Questa poi quando questa è l'itinerario. Noi siamo arrivati alle 6:20, quindi 20 e vi siete minuti. Resi conto che Roberta non c'era, non era arrivata. Non c'era, vi siete preoccupati subito. Immediatamente abbiamo io e Franco abbiamo rifatto la strada della Crocetta, pensando chissà se Roberta non ha capito bene la strada di Falconari, ha fatto la Crocetta. Mentre Marilene è andata dai carabinieri di San Lucido, i quali non le hanno dato nessuna confidenza, perché che una ragazza non arriva a casa alle 7 di sera, che poi sono le 6 perché c'è l'ora legale, si sono messi a ridere, ma figurati se sarà fermata con qualcuno. Quindi non le hanno dato ascolto, non si sono mossi alle 7 i carabinieri. Ma noi siamo perché c'era troppo poco tempo, insomma. Sì, però noi dicevamo, cioè Marilena ha spiegato che sicuramente Roberta non si era fermata a nessuna parte, che doveva essere già arrivata, ma loro non hanno. Quando invece quando è arrivata la notizia? La notizia, loro sono partiti intorno alle 8:30, 9 i carabinieri. Dopo che ho telefonato io da Cosenza, andiamo, alle 8:30, alle 9 già lì era pieno di gente, perché i ragazzi del villaggio, però del nostro villaggio, prima dei carabinieri si sono mossi alla ricerca, sempre stimolati anche da Marilena, che era sicura anche lei che Roberta doveva essere arrivata. Per rafforzare questa santa e sacra verità, perché chi vuole scrivere su Roberta si deve documentare, non deve inventare, non deve romanzare la verità. Io sono tornato e ho fatto la vecchia strada della Crocetta e sono tornato. Anche perché in questo caso la fantasia ha superato di molto. Sì, ho lasciato Matilde a Micisi, dove noi risiediamo dal 70, per le vacanze estive, e sono ritornato dalla Crocetta al bivio di Falconare sotto. Di nuovo mi sono fatto tutto il periplo e sono ritornato alla superstrada e sono tornato a Cosenza. A Cosenza ho fatto 2 volte il giro di Castiglione e 4 Commenda e poi sono andato da caso, ho ritelefonato i carabinieri. Ho telefonato all'ospedale se era successo qualcosa, ho telefonato ai carabinieri di muoversi e di cercare, perché Roberta mancava da circa. Chi ha trovato Roberta? Allora, volevo dire una cosa. Voglio dire una cosa. Questo, cioè, l'altro dato certo, siccome Roberta è stata trovata a seguito delle domande, avete visto passare una ragazza col motorino, con gli occhiali, eccetera, eccetera. Quindi attraverso queste testimonianze immediate, cioè alle 9, diciamo, è proprio veramente immediate. Quindi mai nessuno ha sottolineato la presenza di estranei su quella strada. Questo è l'altro dato certo e importante, che ci dà la certezza che il delitto si è consumato lì, in quella zona, da parte di gente di quella zona, come sta risultando dall'attuale processo. C'è un processo in itinere, non entriamo ma no, merito, no, non entro, no, però no. No, in quel momento, se fossero passati degli estranei, quella non è una strada frequentata, qualunque estraneo, così come è stata notata Roberta, perché Roberta, è vero che lì non passa nessuno, però Roberta è stata segnalata al punto A, al punto B, al punto C, al punto D, certo. E sono testimonianze che si incrociano, si trovano come orario, sì, sì. Quindi se fosse passato un estraneo in quei luoghi, in quei momenti che noi cercavamo Roberta, sarebbe venuta fuori la presenza di un esperto. Certo. Chi ha trovato Roberta? Da aggiungere,
Una volta che ho telefonato e ho pregato i carabinieri, il maresciallo dei carabinieri di quel tempo, di organizzare, di fare qualcosa, sono ripartito da Cosenza e sono andato in caserma e ancora non c'era fatto nulla. Allora ho organizzato subito gli amici che ci seguivano ed erano già tanti, di andare per rifare la strada di San Lucido e poi di quelle dei Ciulli e così via. Perché siamo arrivati? Perché quando uno mi ha conosciuto, che se cerco mia figlia che è andata su un motorino, così, l'abbiamo vista attraversare, che è passata da qui, che seguiva un furgone. Ecco, sì. Quello che l'ha detto. E poi questi qua, c'erano fra queste persone, ha seguito questa strada. E io siamo andato con quattro amici, che eravamo in una macchina che abbiamo preceduto tutto il gruppo dei ricercatori, che se erano rimasti a chiedere altre notizie, siamo scesi per la vecchia strada di Valconare che porta al mare, e là ci siamo fermati a chiedere sempre notizie anche alle 11 di notte a certi personaggi che dicevano che forse l'avrebbe vista la madre, poi è tornato da noi, cioè non poi alla fine vista. Capisco che sono state delle ore concitate mi ha chiesto che ha trovato abbiamo trovato prima il motorino, bisogna andare in fase perché la verità deve essere acclarata, certo. Se no noi non rispondiamo più né alla carta stampata e né più alle emittenti televisive. La nostra è acclarata disponibilità non ci sarà più, perché continueremo da soli a combattere e a portare avanti le battaglie che certo, abbiamo è la verità, ed è per questo che abbiamo fatto questo Su questo ormai, quindi abbiamo trovato prima il motorino era uno che era nella macchina, dice fra abbiamo trovato il motorino, siamo scesi e se quel motorino perché era dietro vicino a un tombino e il motorino, mi sono seduto vicino al motorino, non l'ho fatta toccare a nessuno fino a quando non sono arrivate le forze dell'ordine. Cosa ha pensato lei in quel momento? In quel momento che cosa si può pensare? Lei ha pensato da al dove, peggio. Dove è Roberto? Ho pensato al peggio. E poi è venuta, ha pensato che fosse caduta magari? No, caduta no, perché là non c'era niente, non c'erano macchie di sangue, non c'era niente, quindi non c'erano pezzi di stoffa, non c'erano. Allora assieme a quelli che sono venuti vicino a noi, dico non toccate il motorino perché sempre così dico, ci sono le impronte digitali e così via. Quando sono arrivate le forze dell'ordine io ho consegnato il motorino, però questi che cosa ti hanno fatto? L'hanno preso, sono arrivato sopra, l'hanno provato se ancora funzionava e l'hanno caricato e poi non so più nulla. Io sono rimasto solo a vegliare quella zona per un'altra ora e mezzo. Non è passato nessuno, non c'era nessuno e così via, fino a quando mi hanno costretto ad andarmene, eravamo fatti circa le due e mezzo e così via. Chi l'ha trovato? La mattina, quando io sono andato verso le 6:30 per ritornare su quel luogo, perché non avevamo mai notizie né della polizia né dei carabinieri, mi vedo bloccato, non mi hanno fatto passare perché non mi hanno fatto arrivare dove la polizia con le forze cinofile di Vibo Valencia avevano trovato il corpo di Robertino. Questa è la verità. E come lei cosa hanno detto quel giorno? Se lo ricordo? Non mi hanno fatto passare. Non e mi quindi hanno lei ha capito? Sì, mi hanno accompagnato di nuovo a casa, lei che aspettava. Quando me ne sono andato dice Roberto, e con Roberto non mi hanno fatto passare, credo che sia successo il peggio. Allora, e poi come le hanno detto, che cosa è successo? Venuto Giampiero Coscarelli, ero seduta lì di notte fuori nel giardino e mi ha detto purtroppo l'hanno trovata, cioè non ha avuto bisogno di parole perché purtroppo aveva il suo significato.
Comunque, a me per 3 giorni hanno fatto credere che era stato un incidente. Poi padre Gerardo, prima della messa, mi ha detto quello che era successo. Non potevamo, cioè è vero che il motorino era in una posizione che si capiva che non c'era stato un incidente, però noi pensavamo solo a un incidente, cioè non ci passava lontanamente dal, insomma non potevamo mai immaginare quello che era successo. È difficile anche andare avanti, Franco, come a lei hanno detto che cosa era successo a Roberto e qual è stata anche la reazione di quel momento? L'hanno detto sicuramente prima a lei, poi ha avuto bisogno lei di aiuto per raccontarlo a Matilde. Sono strane domande che si fanno, sono momenti indescrivibili, emozioni che non si possono raccontare, quelle che si sente. Perché va al di là e al di sopra dell'inconcepibile, dell'imponderabile. Lei poi è riuscita a vedere sua figlia? No, non me l'hanno fatta vedere. E io con Matilde sempre a contatto, dice ma dov'è Roberta? Io la voglio vedere, io non la puoi vedere perché è in coma, perché nell'incidente è un vestito di cose, sì, che cose che si dicono perché le trovate là. L'abbiamo visto, perché poi ci sono dopo, c'è tutta una serie di cose nei 3 giorni che l'abbiamo tenuta, ancora no, nascosta. ancora no, e poi l'abbiamo vista ricomposta. Comunque. Dopo sì. L'abbiamo vista ricomposta e mi hanno anche lì tirato la pietà, però è cioè una cosa che rimpiango sempre, il fatto che mi abbiano tirato 2 minuti, 3 minuti. Perché le abbiamo fatto comprare un vestito bianco da sposa con i pantaloni, perché lei aveva sempre questa cosa, diceva sempre che si voleva sposare col vestito bianco ovviamente, ma con i pantaloni. Da allora... Insomma, si cerca la verità in tutti questi anni, ne sono passati, lo abbiamo evidenziato, 25. Matilde e Franco Lanzino hanno fatto della verità la ragione della loro vita. Ancora non si sa, non ha un nome l'assassino di Roberta, però Franco e Matilde hanno continuato non solo a lottare in questi anni. Quante volte siete stati in tribunale, quante volte avete salito quei gradini? Forse milioni di volte, no, non si può conteggiare. E speriamo che, visto che c'è un processo in itinere, si arrivi questa volta alla verità. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia ed è rappresentata dalla fondazione che voi avete costituito subito. Perché è nata questa idea? Intanto sicuramente perché anche non solo il nome, ma ciò che rappresentava per voi Roberta e anche il sacrificio di Roberta non fosse disperso, perché la memoria di quel terribile pomeriggio non si dimenticasse, insomma. Franco, la fondazione quando è nata e poi chi avete avuto intorno quando avete deciso di dare vita a questo progetto? La fondazione è nata per volontà di Matilde e mia il 26 di luglio del 1989. L'abbiamo voluta annunciare all'anniversario della tragedia. Allora gli amici delle forze istituzionali, non tante, perché spinta dall'emozione, spinta dal caso, perché ciò che è successo a Roberta ha scosso non solo la Calabria ma tutto il paese in quell'anno e ha dato uno scossone alla Calabria. La Calabria si è mossa tutta. E manifestazioni, fiaccolate, articoli di giornali, conferenze stampe, e tavole rotonde, si alternavano quasi ogni giorno. Noi abbiamo voluto annunciare la nascita della Fondazione di Roberta Lanzino, non per celebrare, ma per ricordare sempre Roberto, cosa che è avvenuta nel tempo.
E che nel tempo, giorno dopo giorno, mese dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, si è rafforzata, si è allargata, raggiungendo un consenso veramente forte in tutta la Calabria. E poi anche in questi anni con la nostra presenza, con le azioni, maggiormente questo ci soffermerà Matilde, con la formazione che andiamo a fare nelle scuole della Calabria, siamo da 14 anni col progetto Pollicini a Rigi. E se un'organizzazione di volontariato ha questa attività per 14 anni, se vogliamo usare una frase commerciale, ormai nel marketing per indicare la qualità della merce, i commercianti gli imprenditori mettono la data di nascita. Stare 14 anni nelle scuole non è poco, significa... Certo, questo è il progetto Pollicino, sì. Però c'è anche la Casa di Roberto e ci sono altri progetti, sì. Di cui parleremo subito dopo la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Sinonimi e Contrari, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di Roberta Lanzino. Ricorderete Roberta, il caso Lanzino, che è rimasto irrisolto da 25 anni. Noi ne stiamo parlando con i genitori di Roberta, Matilde e Franco, che da 25 anni, pensate quanti giorni, sono in cerca di verità. La loro vita da quel 26 luglio del 1988 è stata stravolta. Sta stravolta è un dolore che li accompagna ogni giorno, però sono riusciti anche a canalizzare e far diventare questo dolore costruttivo attraverso l'aiuto a tante persone sfortunate, con tanti progetti e con la fondazione che porta il nome di Roberta Lanzino e che tante attività ha sul territorio, non solo in Calabria ma nel resto dell'Italia. Matilde, dicevamo, com'è cambiata la vostra vita da quel 26 luglio? Guarda, io quando parlo dico la vita di prima e la vita di dopo. La nostra vita è cambiata totalmente, proprio nel profondo. E questo è un fatto personale di cui è inutile parlare. La Fondazione ci ha dato, a parte la famiglia all'interno, ci siamo dati forza a vicenda, la Fondazione ci ha dato anche, noi abbiamo dato molto alla Fondazione, ma anche la Fondazione ci ha dato molto, nel senso che ci ha dato quell'ansia di realizzare qualcosa che, come diceva Franco, sicuramente all'inizio aveva il senso di non fare dimenticare Roberta. Continua ad avere questo obiettivo, però è diventata una lotta di civiltà. Nei confronti di una tragedia che è la violenza nei confronti delle donne. Il caso di Roberta è un caso emblematico, cioè di una donna che non ha il diritto di passare per una strada pubblica, perché c'è qualcuno che pensa di poterla fermare, e di poterla aggredire, di poterla picchiare e di poterla violentare e di poterla uccidere. Perché vedi, io quando parlo della tragedia di Roberta, della nostra tragedia, io non dico mai Roberta è stata uccisa. Roberta è stata uccisa per stupro, per questo è stata uccisa Roberta. Spalline alla gola, inutile che le ripetiamo queste cose, con la malvagità e veramente il fare selvaggio, che attraverso i processi sto riconoscendo in quei luoghi, e questo lo dobbiamo dire. È vero, ci sono state molte manifestazioni per Roberta, molte scuole hanno intitolato, molte strade, molti riconoscimenti di cui noi ringraziamo tutti quanti, anche la gente ci è stata vicina, però quando abbiamo chiesto giustizia, la giustizia ha funzionato poco.
E quello che io poi traggo, perché a 25 anni bisogna trarre anche, non bisogna parlare solo del fatto personale, certo, ma bisogna trarre anche delle deduzioni di, diciamo, di pensiero. Io ho capito che il dramma della violenza alle donne non interessa a fondo davvero. Non si può. Sono anche troppo poche le tutele legislative, vero Matilde? Le tutele ci sono, le leggi ci sono, ma c'è un modo arruffato di procedere. E noi eravamo all'88, il DNA era un po', insomma, era alle prime battute, però c'è stata anche un'improfessionalità che nessuno paga. Che nessuno paga, un'improfessionalità, perché il delitto di Roberta era firmato, era abbondantemente firmato. E questo è molto 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 grave, lascia molta amarezza, ma lascia molta amarezza a noi come genitori, questo è ovvio, ma lascia molta amarezza proprio alla civiltà. Certo, noi speriamo, ripeto, speriamo che veramente si arrivi alla verità su questo caso. Franco, torniamo alla fondazione. Oggi è nata anche la casa di Roberta. Vogliamo ricordare intanto dove è ubicata e poi chi accogliete, quante persone riuscite anche ad assistere, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista dell'assistenza legale, no? E ribadiamo, sono soprattutto donne in difficoltà, donne sole e bambini. Prima di rispondere a questa precisa domanda mi devo riallacciare alla prima, perché si è toccata per la pubblicità e di conseguenza siamo rimasti a metà, sì, come a metà, nate e così via, e il pensiero è rimasto monco. E la sintesi, basta la giornata di oggi. Oggi siamo qua stamattina e questa sera alle 21.30 saremo a San Nicolò d'Arcella, dove c'è un incontro sulla piazza, organizzato sulla piazza con una tavola rotonda, e siamo impegnati là. Domenica scorsa, domenica 28, siamo stati impegnati pure su una piazza del Tirreno a Diamante alle 22.30, e mi ha fatto piacere perché abbiamo incontrato come fondazione le forze politiche di diverse appartenenze ideologiche. C'era il PDL, c'era il PD. E l'esponente del PD, l'onorevole Ernesto Magorno, ha definito che è l'unica forza che si è vista in questi ultimi decenni, perché noi siamo presenti nell'attività di 25 anni, è stata la Fondazione Roberta Lanzino, che ha avuto una funzione di supplenza dello Stato. A lei il commento, a lei la riflessione. Al che si è unito anche l'onorevole Giampaolo Cappetta, capogruppo del PDL della Regione Calabria, condividendo nel pensiero, e ha detto che nella legge che ha presentato alla Regione Calabria, che cammini questa legge. Ad entrambi, che cosa ha chiesto la Fondazione? Un percorso privilegiato per arrivare presto alla giustizia, perché non si verificano i fatti che lo stupratore, una volta che è rimasto per la famosa garanzia cautelare, poi si ripresenta proprio di fronte a quella persona che ha subito la vittima. Che queste persone che hanno subito questo trauma, che hanno visto che la bellezza del loro corpo è stato deturpato e così via, abbiano anche un percorso privilegiato occupazionale. Lo facciamo alle donne, agli uomini detenuti e detenute, e a questi sono veramente impotenti e non protette. Perché ho fatto questa presa? Perché quando la donna che viene ad essere accompagnata nell'accoglienza e per farla ritornare allo statu quo, alla normalità, e perché noi non siamo giudici e lasciamo alle donne la loro piena autonomia, ci rispondono: se mai io lo denuncio,
ci dicono, anzi, se io lo denuncio, chi mi sfama queste creature? Questa è un'altra riflessione che affida a lei e che la possiamo certo, discutere. Ci vuole una forza mobilitazione. Sì, la casa di Roberta, la casa di Roberta è nata per accogliere donne con minori e minori in difficoltà. In difficoltà vuole significare modestia, maltrattamento, abiole e quante persone sono passate attraverso la casa di Roberta? L'abbiamo aperta a settembre dell'anno scorso, ed è stata fino al 25 giugno sempre continuamente occupata da donne con minori. E il numero delle donne me le deve consentire perché non l'ho portato queste anni, sono state 8 donne di cui una è partorita in questi giorni, mi hanno detto che ha dato alla luce un bambino, tanti auguri di Antonella. È una bambina di 6 anni che era in mezzo alla strada e non aveva dove andare perché per contrasti con la famiglia. Quindi sono state 3 straniere e 5 italiane. È già un bel numero perché tutte accompagnate da bambine, da 1, 2 o 3 bambini. Certo. E quindi voi date queste risposte. Arriviamo anche ai progetti. L'accoglienza diurna e notturna. Accoglienza diurna e notturna che è tantissimo rispetto a delle persone che non hanno un tempo. Voglio dire che questa casa, Roberta, lei mi dicevo pure prima quale state le forze, noi dobbiamo dare atto al comune di Rende. Perché nei primi tempi ci siamo visti chi era sindaco, Raffaele De Rango, poi dopo Antonella Feo, Alessandro Principe, Franco Casciaro e tutti quegli altri che si sono succeduti. Quindi il comune di Rende che ha creduto in questo progetto. Ci ha dato il terreno dove siamo incomodati e dove abbiamo costruito con pochi soldi il primo lotto, che è uno stabile di 4 piani, di cui 2 sono riservati all'accoglienza residenziale, quindi diurna e notturna, e possiamo ospitare 25 persone. Cioè, con il secondo lotto andremo nel pieno a 50 persone. C'è un salone per le conferenze e per i dibattiti e per i seminari che è aperto e viene dato gratuitamente a tutti, quando parliamo di tutti, parliamo di circoli studenteschi, di circoli politici, di forze politiche, di associazioni, di organizzazioni, anche per esempio di enti istituzionali dove effettuano la loro formazione. Certo, il messaggio è la casa è viva, è aperta ed è viva. E adesso tra un po', Franco, parleremo anche dei progetti finanziati, di come reperire le risorse, perché anche questo è un problema. Matilde, tu in questo bellissimo libro, Viaggio verso il mare, a un certo punto poni una domanda in una delle poesie e ti chiedi dove si trova la forza per non impazzire? Allora è una domanda che ti rigiro. Dove si trova? Ma nella poesia io non rispondo perché, guarda, in un'altra poesia dico io sono due. Sono una dentro e una fuori. La forza l'abbiamo trovata nella famiglia perché bisognava andare avanti. Noi abbiamo avuto mille soddisfazioni dai nostri figli che non si sono persi, insomma, in una difficoltà, in un dolore così grande che anche loro, cioè noi parliamo del nostro dolore, ma io non riesco ad immaginare il dolore di una sorella e dei fratelli. Avevano bisogno proprio, e la nostra adultità ci imponeva. E sono cose che vengono giorno per giorno, ovviamente adesso se ne ragiona, ma le fai senza rendertene conto. E gli amici di Roberta c'erano anche da sollevare, perché anche abbiamo cercato anche di metterci nello stato d'animo e nella sofferenza
di quegli amici. Anche perché la vostra è una casa aperta, una casa 19 aperta, anni, una ragazza, e ma una comitiva. Roberta aveva delle amiche che erano sorelle, erano altre sorelle per lei e altri fratelli, per cui e sono che noi li sentiamo, ci sono vicini e sono giovani che si sono tutti realizzati bene e i loro figli conoscono e parlano di Roberta, cioè abbiamo fatto così, è successo. Il suo rapporto con la fede, quanto è stata dura resistere e non chiedersi Dio dov'era quando è accaduto? Ah beh, me lo sono chiesto. Il rapporto con la fede, guardi, io sono una credente, forse tiepida, non è che non mi definisco, però il fatto di poter pensare o comunque di poter sperare che un giorno ci vedremo con Roberta mi ha dato molta... E se non c'è niente, veramente ti senti ancora di più disperato. Se, nei momenti in cui pensi che insomma, è tutta una fantasia, la religione, ce lo siamo chiesto, la fede, allora veramente senti che ti viene il senso del nulla proprio. La Franco, fede tu è invece... importante. Perché Matilde mi sembra più forte rispetto a questa certezza della fede. La mia fede è più forte. Non sono un cristiano perfetto, per carità, mi sforzo di esserlo, nei principi principalmente che cerco di realizzare, li realizzo con l'operatività, con il lavoro, con il modo di essere, con il comportamento e con l'avvicinare la gente e di cercare un pochettino, se me lo dicono, se intravede, intuisco che là c'è una sofferenza, io non parlo di dolore. Il dolore è personale, è privato, è dignità, è personalità. Io ne sono geloso, è nostro. Quindi, avendo questa visione, la trasferisco agli altri. Quindi ho il massimo rispetto degli altri. Se poi ne parlano e vedo che c'è una sofferenza, quella sofferenza certamente viene poi concepita come una partecipazione condivisa nella sofferenza e mi metto a sua completa disposizione. Questo significa mi preoccupo di, opero per, lavoro con, tenendo il concetto della persona umana. Quindi ho il rispetto massimo della persona umana e quindi della vita. La vita che quando mi sono incontrato con i ragazzi del carcere per minorenni di Catanzaro e parlando di loro e parlando con loro, perché loro, la prima domanda che mi fanno è perché non li hai fatto uccidere, perché non li fai uccidere? Io ho sempre spiegato, ho sempre cercato di far capire che la vita è sacra per tutti. Chi sbaglia deve pagare. E con loro abbiamo fatto sempre un percorso di cercare di trasformare la detenzione che è un fatto negativo in positivo per far riflettere e trovare il senso della vita in un qualcosa, in una specializzazione, in un domani. Però quando facciamo questo le istituzioni sono vuote. Non siamo riusciti a trovare una possibilità di lavoro per non farlo più delinquere dopo aver acquisito con bravura, con veramente professionalità l'attestato di cuoco e di pizzaiolo. Questa decisione, io non volevo nemmeno ritornare a casa, perché se io ritorno a casa trovo la miseria, trovo nuove persone che mi inducono a delinquere. E così purtroppo è avvenuto e io ne sono veramente preoccupato e sono veramente amareggiato. Queste denunce vanno fatte, questi fatti si devono parlare. Certo, c'è una realtà di cui non parla, non solo non si parla, ma in cui non si opera, si è distanti. Matilde, nelle scuole, quando voi insomma, spesso promuovete degli incontri con il progetto Pollicino, lei che coscienza ha toccato, che coscienza c'è, soprattutto che tipo di formazione si fa proprio nel promuovere, no, la coscienza dell'antiviolenza?
Guarda, guardi, nella scuola troviamo dei giovani che sono figli di questa società in cui viviamo. Quindi ne sono la fotografia. Quindi è più difficoltoso che ne sono la fotografia. Troviamo tutti i preconcetti degli adulti sulla donna, li troviamo anche nei ragazzi, ovviamente espressi in maniera diversa, perché ha la minigonna, perché forse ha provocato, cioè sono tutte cose che persino i giovani ripetono. Noi che cosa facciamo? Cioè noi ci siamo resi conto di una cosa, che non andiamo nelle scuole a raccontare le storie che accadono, quelle le vengono già a sapere troppo dalla televisione. Noi andiamo ad aiutarli a vivere insieme, perché ci siamo resi conto che per responsabilità di noi adulti, ma non di noi adulti solo noi, ma proprio di generazione e generazione di adulti, noi abbiamo educato dei maschietti che non accettano l'insuccesso, non accettano l'abbandono, non accettano, perché è vero, il caso di Roberta, dicevo prima, è emblematico, però i casi che noi seguiamo, la maggior parte dei casi che noi seguiamo, sono storie familiari, sono storie di relazioni, quindi l'uomo non è abituato ad accettare la conflittualità come conflittualità positiva, come scambio, per cui vive l'abbandono come un insuccesso impossibile da vivere, e uccide. Perché i casi, è vero che oggi se ne parla, è vero che oggi si conoscono e prima non si conoscevano, però è anche vero che siamo nel terzo millennio e ci aspettavamo che l'uomo non fosse ancora quello della pietra, insomma, e invece è quello della pietra. Perché quindi c'è bisogno di una nuova educazione. C'è bisogno proprio di una educazione, e dobbiamo essere noi adulti a capire che il sentimento lo possono esprimere anche i maschi, non è vergogna esprimere. Guarda, io dico sempre una cosa, se vediamo una ragazza che ha imparato i metodi maschili, eccetera, diciamo, è come quella, cioè la elogiamo. Se vediamo un bambino, un ragazzo che ha sentimento, esprime il sentimento, un po' lo deridiamo come se fosse una femminuccia, ma nella parola femminuccia c'è tutto un denigrare quello che è una identità femminile di cui non ci dobbiamo vergognare, perché questa identità femminile che ha portato sentimento, che ha portato la cura dei malati, la cura dei figli, la cura della casa, ha retto il mondo, anche se sui libri di storia non c'è. Quindi è questa consapevolezza che va acquisita, quindi una questione culturale. Noi lavoriamo molto sul fare produrre i ragazzi, su farli produrre insieme. Questi temi, anziché andarli a raccontare, lì è successo questo, ed entrare nel macabro, noi li aiutiamo a produrre loro, a essere loro protagonisti di una produzione, per cui la fondazione per esempio è ricca di una produzione che ci viene dai ragazzi, che è una produzione importante, è prezioso, uno che noi prezioso. Riutilizziamo proprio come strumento didattico. Certo, Franco, dobbiamo anche sottolineare che la fondazione offre tutela legale, no, alle persone in difficoltà. Vogliamo spiegarlo bene e poi ritornare anche al problema risorse, come la fondazione riesce con pochissime risorse a garantire tutti questi servizi, e poi quanto è difficile anche reperire le risorse, a questo punto saranno risorse istituzionali. In primo luogo noi diciamo che le risorse, quelle che sono, vanno gestite con molta oculatezza, giocando non sul risparmio, ma sulle spese reali e concrete, quelle che si possono fare. Io la devo fermare, c'è la pubblicità, subito dopo ritorniamo e concludiamo questo ragionamento attorno a
ha un problema fondamentale, perché senza i finanziamenti sarebbe difficile poi garantire tanti servizi. Restate con noi. Terza e ultima parte di Sinonimi e Contrari. Stiamo raccontando la vicenda personale che è diventata però una vicenda pubblica e che tanto ha contribuito anche alla crescita sociale della Calabria. Parliamo di Roberta Lanzino, la cui morte ha significato però la costruzione di un mondo diverso e forse migliore, grazie al coraggio dei genitori Matilde e Franco Lanzino, che sono con noi. Prima della pausa pubblicitaria ci stavamo interrogando, no, sulle risorse, perché lo ribadisco a chi si fosse sintonizzato in questo momento: la Fondazione Lanzino ha costruito, progettato, realizzato, che è una cosa difficilissima in questa regione, cioè dare concretezza ai progetti, dei percorsi nelle scuole, ha realizzato fisicamente una casa, la casa di Roberta, dove trovano accoglienza le persone in difficoltà. E poi ci sono tante altre iniziative della Fondazione, sono tante, citiamo le più importanti perché qualora lo vogliate le potrete scoprire da soli. Franco, però dicevamo, le risorse sono importanti perché senza le risorse non si possono garantire i servizi. Le risorse come arrivano? Perché voi ci tenete anche moltissimo alla trasparenza, un lavoro, il vostro, che è un lavoro gratuito e generosità e che mettete a disposizione degli altri, però purtroppo insomma ci sono dei costi, no? E questi costi, a questi costi bisogna rispondere. Allora, i soldi dove li troviamo? E noi con i lavoriamo molto molto con i progetti, perché prima avevamo sono progetti europei, progetti regionali, progetti regionali e provinciali, quelli che noi fino adesso abbiamo attuato, e partecipiamo con una certa assiduità, con una certa costanza, e grazie a Dio sono pochissimi quelli che non vengono approvati e ci danno quelle boccate di ossigeno. Adesso stiamo lavorando per esempio con il centro di ascolto, che è regionale, che è stato dato in tutta la regione a questi centri. Come funziona il centro d'ascolto? Scusa, lo vogliamo dire? Sì, il centro d'ascolto come funziona? Viene prima preparato. Da noi c'è una formazione continua, che ormai è riconosciuta, tant'è che siamo in rete con altre organizzazioni che ce l'hanno chiesta, ce la chiedono e siamo sempre disponibili. E adesso dobbiamo per esempio andare, cara Matilde, questo lo dovremmo fare al nostro ritorno dagli Stati Uniti, dobbiamo incominciarlo, andare a Taurianova con le amiche dell'Hauser, dove siamo in contatto, abbiamo tenuto anche incontri quasi annuali, e anche lì c'è stata una certa incidenza, che dove quel comune ha costituito uno sportello antiviolenza sulle donne e sui minori. E di conseguenza questa presenza, questo stimolo continuo ha fatto sì che parecchie amministrazioni ci chiamano e ci vogliono dare dei suoli, ci vogliono dare dei locali. Adesso apriremo quanto prima anche a Praia Mare, dove a Foresta ci sono state date dei magnifici ed ampi locali, e là sarà costruito anche un centro d'ascolto. Il centro d'ascolto si incomincia prima con un corso di formazione che Matilde ha voluto intitolare Empaticamente Formati. L'anno scorso abbiamo fatto Empaticamente Formato numero 2, perché il primo l'abbiamo ottenuto alcuni anni fa,
E di conseguenza da questo corso di formazione escono le operatrici e gli operatori. Perché gli operatori? Noi come ci siamo domandate, ci chiediamo, ma chi dobbiamo educare per primo? Matilde ne ha fatto un cenno poco fa. È l'educazione familiare, è la tradizione, la storia che si ha della famiglia, della scuola e dell'essere donna e dell'essere uomo. Noi che siamo della stessa zona, lei ed io, cara dottoressa Rosalba, quando a caso De Bruzio c'è un parto, e allora se uno si vede, dice, come, caro Michele, caro compare, che cosa è nato, come è andata questa nottata, che cosa è nato? Se è nato un maschietto, vieni al bar che ti offro qualcosa da bere, come succede, no? Se è nato, se nasce una femminuccia ancora, che cosa dicono? Amata nottata è la figlia femmina. Però sta cambiando un po'. Grazie a Dio, sta cambiando, sta cambiando, sta cambiando, grazie anche, insomma, della tradizione. Io ho parlato di storie, di tradizione, di concepire la vita e di concepire nella storia, nel corso della storia, essere donna, essere uomo. Non Matilde, parliamo... cosa manca nella casa di Roberta per essere completa? Guarda, la casa, chiunque è venuto a vederla, ci dice che in Italia non esiste una casa così bella, e oltretutto l'abbiamo fatta grazie al volontariato di un architetto che... Sergio Manna, che l'ha fatto gratis. Sergio Manna ci ha dato questa idea di questi colori, una casa colorata, evidente, non manca nulla, però... noi l'abbiamo costruita veramente con insomma, grande risparmio, il direttore dei lavori non ha voluto una lira, per cui diciamo che ci siamo riusciti, noi ci siamo dedicati per l'arredamento, ci siamo dati da fare, eccetera. Mancano delle cose che ancora, per esempio sarebbe importantissimo poter fare il fotovoltaico, perché è una casa grande e ci sono delle spese, oppure per esempio rinforzare un poco la sicurezza dei portoncini, cioè sono delle cose che avrebbero bisogno di un finanziamento di completamento, anche il giardino. Il giardino va attrezzato per l'infanzia. Il fotovoltaico, cioè... mi permette che siamo qua, noi non chiediamo mai niente, mai nulla a nessuno. Forse sarebbe... Vogliamo lanciare l'idea che qui ci serve qualcosa, insomma, le persone dovrebbero contribuire, perché la casa di Roberta è la casa della gente di Calabria. La famiglia Lanzino, ribadiamo questo concetto, lo abbiamo sempre detto, lo diciamo e lo diremo sempre, la famiglia Lanzino purtroppo ha dovuto dare il nome, ma è e rimane la casa di Roberto. Quindi diciamo questo completamento avrebbe bisogno di un finanziamento mirato proprio, io lo chiamo completamento, non voglio dare l'idea che manca qualcosa, però ci sono dei particolari. Certo, che ma la casa poi è sempre un work in progress, no? Manca sempre qualcosa. Ci diamo da fare con i progetti, per esempio abbiamo avuto approvato il progetto di servizio civile, abbiamo avuto quest'anno 4 ragazzi volontari che fanno, per cui la casa è aperta veramente a tutte le ore e speriamo che il prossimo anno ce lo rinnovino, questo, perché ogni anno bisogna presentare un nuovo progetto, abbiamo il progetto del centro d'ascolto, abbiamo i progetti delle borse di studio di cui non abbiamo parlato, oltre al progetto Pollicino, noi abbiamo una borsa di studio di 20 anni che ormai è alla 20ª edizione a Roma, abbiamo una borsa di studio al liceo scientifico che è all'8ª edizione, organizziamo il corteo donne e uomini, ragazzi e ragazzi insieme che è al 5º anno, cioè noi ci teniamo che una idea diventi tradizione. Cioè questa è un po' la nostra filosofia, perché insomma tante iniziative sporadiche le facciamo pure, però quelle importanti diventano una data. Ecco, il 25 novembre noi ci troviamo sempre, la giornata internazionale contro la violenza alle donne, anzi le anticipo che quest'anno noi abbiamo realizzato con la Scuola De Vincenti un progetto teatrale, le chiamavano Farfalle, dedicato alle sorelle Mirabal che sono state trucidate tutte e tre nella Repubblica Dominicana e di cui i libri di storia non parlano, ovviamente. Siamo praticamente quasi in chiusura e voglio ritornare intanto a Roberta.
Franco, cosa ti manca di più di lei? Ma Roberto è vive, è qui con noi, qua. Se non ci fosse Roberto, se non ci fosse Roberta, noi non avremmo fatto nulla, non faremo nulla. E Roberta, il colloquio di turno che io ho con lei, è il colloquio anche delle preoccupazioni che faccio con lei. E non lo so perché, il giorno dopo quelle preoccupazioni spariscono perché le difficoltà vengono superate. Non me lo so spiegare questo. Mi diceva pure un sacerdote, dice Franco, guarda che pure io mi rivolgo a Roberto. Quando c'è qualche cosa che non mi va, dico, Roberto, pensaci tu, aiutami tu. Non lo so pure io, ma poi vengono risolte. E la è Roberta che mi accompagna, è Roberta che mi sostiene, è Roberta che mi aiuta, non io a lei. Matilde, hai scelto per questo libro, Viaggio verso il mare, la foto bellissima, immagino che tu custodisca queste foto molto gelosamente, ma hai scelto anche il mare alle spalle, ecco, perché hai scelto il mare e poi anche quanto è stato difficile ritornare al mare dopo quell'estate dell'88. Io adoro la Casa del Mare perché Roberto ha camminato in quella casa e perché è stato il luogo della sofferenza. Noi siamo stati lì in quei giorni. Roberta, io penso che la Calabria debba qualche cosa anche a Roberta, perché se la Calabria non è indietro della lotta contro la violenza alle donne, lo deve a Roberta, perché tante donne, non solo Roberta è morta per mano maschile, per stupro, per maltrattamenti, anche in Calabria. Ma Roberta è diventata proprio la lotta contro la violenza alle donne. E quindi io dico che se la Calabria ha vinto, tra virgolette, questa lotta di civiltà, lo deve proprio alla tragedia di Roberta. E questo la Calabria non lo deve dimenticare. Cioè, tra l'altro io voglio ricordare che la Calabria ha così tanto riconosciuto il vostro impegno e il sacrificio di Roberta che il 2 giugno scorso voi siete stati insigniti di un riconoscimento importante. Il prefetto vi ha nominato cavalieri. Questo che significato ha? Chi vuole cominciare? Il riconoscimento pubblico a noi personalmente, cioè sì, ci fa piacere però... Però il riconoscimento pubblico dà valore alla lotta. Dice lei. Ecco, questo è importante per me. Per lei? È stato un ulteriore incitamento all'impegno. Perché a noi sembra che non fare niente, che non facciamo nulla. Perché poi il nostro costume è annunciare le cose quando le abbiamo già fatte. Ci piace lavorare in silenzio. Ci piace lavorare insieme, ci piace portare avanti ciò che serve alla gente, ciò che serve alle giovani generazioni. E quel riconoscimento, per il primo luogo, non è nostro. Io l'ho detto il primo giorno, appena il signor prefetto, ecco, mi ringrazio il signor Presidente della Repubblica di questo, ma questo è... Primo di Roberto, poi è di tutta la gente di Calabria che ci sta vicina, che ci incita, che ci telefona e che vuole sapere quello che facciamo. Siamo arrivati a un punto che se io e Matilde ci vuole domani, non facciamo più niente, ci ritiriamo a vita privata. A noi non è più consentito, perché le persone ci chiedono. Matilde stamattina mi diceva, ma c'è qualche altro impegno per il pomeriggio, oltre San Nicola d'Arcello, perché questo? Perché domani, presto, dobbiamo imbarcarci perché andiamo negli Stati Uniti a trascorrere un po' di giorno con il primo figliuolo e la sua famigliola. Siamo arrivati a questo punto perché? Perché la gente ci chiama, perché la gente ci vuole, perché la gente ci si confronta con noi.
perché noi non guardiamo in faccia a nessuno di fronte a questi problemi e noi non lesiniamo mai nessuna azione per acclarare la verità. E la verità è così semplice. Mi hanno insegnato quando ero sui banchi delle scuole elementari che c'era un soggetto, un predicato e un commento, e basta. Né metafore né circolazione, e circolazione che vogliamo dire. Ma è la verità che vogliamo portare avanti, la verità su tutto. La verità contro la sopraffazione, la verità contro ogni prevaricazione e poi principalmente sulla verità per il rispetto della persona umana. Matilde, quanto è stato importante in questo ultimo anniversario la presenza del Vescovo alla messa che ha celebrato? E mi ricollego a quello che dicevo prima. Intanto lo ringraziamo ancora pubblicamente di avere chiesto di celebrare la messa, quindi di avere voluto con la sua presenza e anche con le sue importanti parole dare un significato globale alla storia di Roberta, perché dopo 25 anni un fatto deve diventare storia e deve essere foriero di cambiamento. E su questo, un fatto deve diventare storia e deve essere foriero di cambiamento, noi ci fermiamo. Chiaramente l'obiettivo è ancora e soprattutto la verità, dare un nome a chi ha ucciso Roberta. Speriamo di rincontrarci e di poter dire, insomma, siamo arrivati alla verità. Grazie a Matilde Lanzino per essere stata con noi, grazie a Franco Lanzino, grazie a voi che ci avete seguito, e grazie a Luca Chito in regia, a Rodolfo Magliocchi studio. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.